del Parma a Firenze, Vitor Parva 3-2, Marcello Giannini. Sì, anche a Firenze appunto 5 gol, oggi era la giornata delle goleade. E grande Parma, specialmente nel primo tempo, tatticamente ben disposto, una Fiorentina che era partita bene ma che incassa il primo gol così, guardate. Grande è la sorpresa per Landucci, anche se amara, 1-0 appunto per il Parma. Poi c'è da reclamare per la Fiorentina, reclama per questo atterramento, ha detto anche Di Chiara, sì, a me sembrava che il fallo da rigore ci fosse, l'arbitro non ha detto di no e mentre si parla gli altri segnano, guardate. Il Parma è stato ben disposto, qui direi che è stata questa la questione, l'Acatus qui a sfortuna prende il palo, ma è stata una questione proprio di tattica e specialmente nel primo fallo di Donati su l'Acatus, il rigore che viene realizzato dallo specialista della Fiorentina, Kubik. Si va al secondo tempo, stavo dicendo che era stato magistrale l'assetto tattico del Parma nel primo tempo. La Fiorentina è stata colta di sorpresa, in contropiede, veramente surclassata. Nella ripresa, ecco, la Fiorentina sfiora il gol del 3-2 e poi subito dopo il Parma, con la solita tattica, sfiora con Melli il quarto gol. Qui è stato bravo Landucci a respingere. Ecco, il secondo tempo è stato tutto di questa marca. La Fiorentina ha premuto, ma senza grande ordine. Buso, che è appena entrato, ha segnato. Io ti toglierei qui le immagini per venire a questo commento che ti ho cercato di fare con una cronaca commentata, dicendo che il Parma ha strameritato sul piano tattico. La Fiorentina avrebbe meritato sul piano emotivo e sulla generosità spesa nel secondo tempo, ma la tattica ha prevalso con ragione a Firenze. A te la linea.